non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando. Illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il ministro dell'Interno interviene perché questo non avvenga. E non capisco cosa c'entri la procura di Agrigento. Sbaglio? Paolo Auriemma, capo procura Viterbo. E attenzione alle parole. No, hai ragione, ma ora bisogna attaccarlo. Luca Palamara, potentissimo, influentissimo componente del CSM, capace di condizionare le carriere dei suoi colleghi, ex presidente dell'ANM, dice prima queste parole, perché ogni parola ha un senso. Hai ragione. Quindi io, Palamara, reputo che è vero che Salvini interviene affinché non ci siano ingressi illegittimi, è vero che sta facendo il suo dovere, è forse anche vero cosa c'entra la procura di Agrigento, ma ora dobbiamo attaccarlo. È il dobbiamo che mi impressiona enormemente. Indovina chi è il presidente del Tribunale per i Ministri del Tribunale di Palermo? Io! Cioè, questa guerra dichiarata a Salvini era talmente nota, quantomeno tra i magistrati, da indurre chiunque si trovava ad avere un fascicolo in mano che riguardava Salvini a scrivere immediatamente a Palamara. Lo sai chi se ne occupa? Io! È stranissima una cosa del genere. E sapete cosa risponde Palamara? Sempre sobrio, discreto, che tutela le istituzioni? Grande! Grande! E poi conclude dopo la chiacchierata, pensate, io sono sempre con te, un abbraccio forte. Considerate che quasi tutte le chat si concludono di Palamara con un abbraccio. Qui forse era una figura particolarmente importante, in quel momento l'abbraccio è forte. Allora, vediamo un po' di date. Lo sapete di che data è quel messaggio? Agosto 2018. Matteo, a partire da quando iniziano nei tuoi confronti le varie domande di autorizzazione a procedere? Agosto 2018. E da allora abbiamo qualsiasi tipo di ritardo o di diniego allo sbarco illegittimo che si trasforma in sequestro. 18 sequestro, Gregoretti sequestro, Open Arms sequestro. Le stesse identiche condotte, cioè ritardo o diniego, si verificano anche successivamente senza conseguenze penali. Ottobre 2019. Governo Conte 2. L'Ocean Viking viene bloccata in mare per 11 giorni perché si era in attesa del voto per le regionali in Umbria. Gennaio 2020, governo Conte 2, sempre Ocean Viking, vicino Taranto, 403 migranti, 149 bambini, attende 4 giorni prima di avere l'ok. Nessuna conseguenza. E allora? Quello che io mi chiedo è questo. Esiste per caso nel codice penale italiano una scriminante che prevede che se il sequestro è per fini elettorali il sequestro è lecito? Perché altrimenti non si spiega la differenza. Oggi chi vota per mandare a processo Salvini fa esattamente quello che chiedeva Palamara. Attacca Salvini pur sapendo che Salvini ha fatto il suo dovere. Siete dei parlamentari, non inginocchiatevi a Palamara!